Relativa a questo sarà ferma, questa carica di linacci. Inizia, come dire, l'attività vera e propria del partito, di questo partito rinnovato, anche se abbiamo già iniziato un lavoro con la segreteria che è stata varata subito dopo l'elezione, e quindi stiamo già, come dire, affrontando una serie di problematiche e di criticità che riguardano la nostra amata regione. Il sindaco Emiliano parla di un appoggio da De Magistris da parte del PD, qual è la posizione? Io mi sono espressa molto chiaramente, il sindaco Emiliano è uno dei politici più autorevoli, ma diciamo esprime quella che è la sua opinione. Il PD campano continua in quello che io più volte già espresso, cioè nel lavorare per quello che è l'interesse e il bene della città. In ultimo stiamo, come dire, come gruppo parlamentare stiamo lavorando al sostegno di quello che è il decreto, tra virgolette, che dovrà, come dire, portare risorse a Napoli, e, come dire, sempre lavoriamo per il bene della città e della collettività, ma non credo che Emiliano sia la persona più idonea ad esprimersi su quello che sarà l'azione del PD in relazione al sindaco De Magistris.